Los Angeles, California, 25 giugno 2009. Pronto, Alan, dove sei? Sto mangiando una Caesar salad al The Fountain, sai, il coffee shop del Beverly Hills Hotel. Ho appena finito di girare il servizio su Farrah Fawcett. Ma scusa, i ragazzi non ti hanno portato la cassetta? Sì, Alan, qui però sta succedendo qualcosa di grosso. Vai subito al Medical Center della UCLA. Abbiamo appena saputo che è in arrivo un'ambulanza da Holmby Hills, dalla casa di Michael Jackson. Pare sia malissimo. Forse è morto. Alan Duke paga il conto al volo. Molla $2 di mancia al valletto del parcheggio, salta dentro alla sua Corvette gialla e parte sparato in direzione Westwood. Nel giro di pochi minuti giunge a destinazione. Sono le 13:13. Duke vede l'autoambulanza numero 71 dell'LFD fermarsi di fronte all'ingresso dell'ospedale. È circondata da agenti di polizia. Molla la Corvette in mezzo alla strada e corre come un pazzo per poter assistere da vicino alla scena. Riesce per miracolo ad infilarsi all'interno del pronto soccorso, prima di essere bloccato dalle guardie proprio davanti alle porte della sala di rianimazione. Non gli è però difficile capire che il paziente ricoverato d'urgenza è proprio lui, il re del pop, Michael Jackson. Medici consenzienti e ricette facili, superstar stressate e voglia di relax costi quel che costi, una storia già vista. Negli Stati Uniti il termine «dottor feel good», letteralmente «dottor sentirsi bene», è spesso usato come sinonimo di eroina. A volte però definisce quei medici che non si fanno scrupoli nel rifornire i propri pazienti di sostanze stupefacenti, come faceva per esempio un dottore di origine greca, che era alla corte di un altro re della musica, Sua Maestà Elvis Presley. Per riposare Presley assumeva sonniferi, per tenersi su prendeva eccitanti. Tutti i medicinali prescrissi senza limiti dal suo medico, il dottor Nick, e dai quali era diventato dipendente. Non solo, un'alimentazione disordinata e completamente squilibrata gli procurava problemi di ritenzione idrica, oltre a non poche difficoltà intestinali. Elvis soffriva di ipertensione, aveva un'arteriosclerosi coronarica e danni al fegato. Si dice che negli ultimi mesi fosse arrivata ad assumere circa 100.000 calorie al giorno. In pratica il fabbisogno di un elefante. Il suo piatto preferito era un sandwich lungo 30 centimetri con bacon, burro d'arachidi e confettura d'uva. Ne mangiava 2 al giorno, più lo spuntino di mezzanotte, che non si faceva mai mancare, a base di hamburger e patatine fritte.